tutti ragazzi, sono Kendall e bentornati in questo nuovissimo episodio della fantastica vita in città. Allora, innanzitutto devo fare chiarezza su alcune cose. Prima di tutto, non sono usciti dei video della vita in città ultimamente per il semplice fatto, ragazzi, che io ho letteralmente completato tutto quanto il mio filone. Sono riuscito a raggiungere il massimo della potenza, ho la mia armatura al massimo del massimo, ho aura della spada a gran maestro perfetto, ho sbloccato tutte quante le magie sbloccabili. Sono ancora discretamente ricco perché 7 monete d'oro e 50 d'argento, mica male. E non solo, ho anche raggiunto il livello avventuriero 100, completando così l'intera lore della vita in città. Adesso manca soltanto una cosa. Anzi, in realtà ne mancano due. Come avrete ben visto, nonostante io sia a livello 100 ormai da quasi 2 settimane, non sono ancora entrato nel nuovo portale del livello 100. Perché? Perché stavo aspettando gli altri. Tutti quanti erano lì lì vicini per arrivare anche loro al 100. E secondo me sarebbe più carino entrarci insieme. Quindi andiamo intanto a Teldrassil, perché voglio vedere... Dov'è? L'ho superato? Ah, eccolo, Teldrassil. Perché ragazzi, ancora non ci credo, ma tra non molto potremo entrare qua dentro. Sono all'incirca 80 episodi che aspetto di entrare in questo portale. Se vi ricordate, è stato aggiunto più o meno nell'episodio numero 20. Ma adesso devo andare immediatamente da Mark, perché lui mi ha regalato il draghetto, ma io non riesco ad addomesticarlo. Ma tra l'altro, sbaglio o sono stati potati tipo degli alberi? Mi sembra tutto molto più leggero e spoglio. È una mia impressione. Come vi dicevo, Mark ci ha regalato un draghetto, il mio pet personale. Wow, dov'è finito Pepe? Ok, Garibaldi 4, sì, avevo già visto il manifesto nello scorso episodio. Ma Pepe? Qualcuno l'ha rubato. Ok, adesso devo decisamente andare a parlare con Mark. No, 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 fermi tutti. Ho messo subito in pausa perché Steph mi ha detto di guardare il nuovo video del Big Ladro. Ma che significa? Ma che ci fa nella vita in città sto matto? No, 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 no. Ho un brutto presentimento. Ok, è a casa di Mark. Gli sta rubando qualcosa. Ma... No, ma scusa. Oh, sta andando a casa mia. Perché sta andando a casa mia? Oh mio Dio. Oh mio Dio, si sta avvicinando a Pepe. No, 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 no. Ma che scemo che non riesce nemmeno a uscire. Ma che? Oh, ma allora, ma scusa. E dove lo sto portando? No, no, ma scusa un attimo. Ma poi io non me ne sono nemmeno accorto che era uscito un video del Big Ladro. Dove lo porta? Al pub. Eh? Perché l'ha portato qui assieme a Amy? Ok. Quindi, stando al video del Big Ladro, il povero piccolo Pepe dovrebbe essere da quella parte. Che scherzo di cattivo gusto. Tanto lo sappiamo tutti chi è il Big Ladro adesso. Inutile che fai gli scherzi, caro Steph. E poi sta lì a piangere. È sparito Garibaldi, è sparito Garibaldi. Sì, sì, lo so io che li fa sparire, gli animali. Hai sempre avuto questa reputazione, sin dalla Big Vanilla. Oh, eccolo qua, perfetto. Andiamo, via. Lo so che ti sei affezionato a Amy, ma dobbiamo andare. Tranquillo, poi ti porterò di nuovo qua una volta. Via, galoppa, più veloce del vento. Oh, mi ero dimenticato di quanto fosse veloce Pepe. Una scheggia. Ok, è arrivato il momento di contattare Mark, perché devo farmi spiegare come funziona sto draghetto, perché l'ultima volta non ha funzionato, né con le bacche e neanche, cos'è che mi aveva detto, con il libro. Quindi, Mark, vieni a casa mia. Subito. Prima fai i regali, che tra l'altro ha voluto pure i soldi, quindi si è fatto pagare. E poi non funzionano nemmeno i regali. Io ho detto a tutti quanti che tu non sei più un truffatore. E poi dimmi, mi dai le cose dimmi, che non funzionano. Dimmi, dimmi, dimmi. Vieni, vieni, vieni. Quando mi hai regalato il draghetto, io poi ero molto contento. L'ho provato immediatamente. Che problemi ha? Tutti non funzionavano, non mi ascoltavano, non ubbidivano, non crescevano, non fa niente. Devi parlare la lingua dei draghetti, guarda, Draghetto, fai il bravo, lui è il tuo nuovo padrone Kendall. Adesso premi col tasto destro di lui, vedrai che ti seguirà. Ok. Ma no, vedi? No, no. Ma la prima non mi seguiva nell'altro episodio. No, vedi, signor Kendall, ti segue. Che carino, bellissimo. E poi, aspetta, tu mi avevi dato anche un altro oggetto. Dov'è? Eccolo, sto coso qua. Quello è il mob box. Di base, draghetto, io lo chiamo così. Il mio si chiama Spyro 2 prima che lo vendessi. È uguale. Ma poi chiamalo draghetto. Okay. Sono molto simili tra di loro. Di base, per muoverti molto più in fretta, tu puoi mettere dentro a questa scatola la mob box. Non funziona, però. Ci ho provato già. Dai, su, forza. Guarda. Premi. Premi sul draghetto. Certo. Adesso funziona. Certo. Vedi, io te l'ho detto, tu non mi ascolti. Ma senti, ma tu hai fatto qualche stregoneria, qualcosa? Perché nel mio video. Kendall, sono i miei animali magici, quindi loro devono prendere confidenza con i padroni e tutto quanto. Giusto.
Mi servirebbe anche del cibo per lui. Ok, facciamo così. Dato che hai avuto questo piccolo problema iniziale con il draghetto. Ah, quindi ammetti che c'è stato un problema. No, beh, ma è normale. All'inizio dovete un po' conoscervi. Ti regalo queste due bacche. Tieni qua. Grazie. Loro serviranno durante le battaglie con draghetto. Quindi sarà molto importante. In che senso? Cioè, mentre combatto gli devo dare la bacca? Allora, mentre se tu lasci giù il draghetto in questo momento, vai, sì, dagli una bacca. Ok. Lui in questo momento ti dà un effetto, se tu noti a te, ti dà tocco di fuoco. Tocco di fuoco? Che è un effetto molto importante. Bellissimo. Colpisce anche i tuoi amici con questo effetto. Ovviamente io in questo momento ho un'armatura molto potente, ma comunque mi sta facendo danno. Ok. E oltre che al tuo effetto generale, hai anche un tuo effetto grazie al draghetto. Ma la cosa importante è che magari tu gli dai la bacca, lo puoi anche bloccare in un punto abbastanza safe. E tu nel raggio di 50 blocchi, se non mi sbaglio, perché lui è di un grado E, ti darà comunque l'effetto per bellissimo, un tot di minuti. Quindi ogni tanto dovrei dargli da mangiare tutto quanto il resto. Ne hai idee altre che magari sono in vendita al mio negozio, Kendall, direttamente. Lì va trovi bene tutto quanto. Quanto costano? Non mi ricordo, sai, perché in questo momento non ce li ho con me nel mio inventario. Ne ho finite ragazzi, completamente. Traduzione di non mi ricordo, 30 monete d'argento. Non l'una mi ricordo vuol dire che voglio diventare ancora più ricco, perché devo raggiungere la moneta in diamante prima di Steph. Quindi guarda, state facendo la gara anche sono voi? Sono a 63 monete d'oro, signor guarda, Kendall. Siete fortunati che non sto partecipando anch'io, se no avrei già vinto. Vabbè, ciao Mark. Però ti piace il draghetto, se vuoi potenziarlo dimmelo, che posso anche potenziartelo di effetti. Ma potenziamolo allora. Beh, allora in questo momento non ho le pietre, perché per avere una pietra devo eliminare un boss di una missione di grado A. Ok. Quindi è molto tosta come cosa. E se tu noti, quando il tuo è all'interno del mob box, c'è scritto in che grado è. Dovrebbe essere di grado E, rank se non mi sbaglio. Sì, esatto. Elementale. In questo modo tu potrai anche avere il drago sempre più potenziato per essere sempre fino a potente. S? Fino al suo grado S, sì, esatto. Ok, allora dopo ti commissiono posta una missione. Kendall, lo so, sì, immagino. Ok, perfetto, Kendall. Ciao. A posto, ciao. Ciao, ciao. Ok, andiamo a comprare un po' di cibi magici per il draghetto. Dategli un nome, tra l'altro, così poi nel prossimo episodio uso la targhetta. E dopodiché non ci resta che entrare nel nuovo portale di livello 100. Vediamo adesso quanto costano questi cibi magici, perché Mark lo conosciamo tutti, eh. Ah, pensavo peggio. Ne vende 10 per una moneta d'oro. E allora io ne compro 10 e 10. Toh, facciamo un altro 10, va. Ok, perfetto. Tanto ragazzi, sti soldi che me li devo portare nella tomba? No. Il momento è arrivato. Sono di fronte al portale di livello 100. E adesso non ci resta che aspettare tutti gli altri. Ci abbiamo già Mark, intanto mi siedo qua. Aspettiamo Steph e Fere e anche Marci. Ovviamente Xiao e Carly non potranno entrare, perché loro sono livello avventuriero tipo 35-40. Soltanto i prescelti, ovvero quelli che hanno superato il 100, potranno entrare. Ragazzi, secondo voi che cosa ci sarà dentro il portale? Per me una montagna d'oro per farmi arrivare alla moneta in diamante. Eccolo, eccolo lui. Mamma mia, ma non sarebbe sei male, proprio assatanato di soldi, tu comunque. Ascolta, io devo arrivare a quel momento a prendere Steph. Per me quanti è ne hai di soldi? Ne ho in tutto 63 tipo d'oro. Ok, ma scusate, Xiao per caso ho pagato il vostro debito? No, zero. Quale debito? Perfetto, il debito che per farlo ritornare in vita, non c'è stato un euro. Mi ricordate anche di questo? Aspetta, voglio io quanto... Ma io avevo tipo speso 15 di oro per Xiao. Deve darti 15 di oro. Quindi aspetta, io sarei a 77 monete d'oro. Io vado da Xiao, ragazzi, mi interessa. Ciao, ci vediamo. Io non me ne faccio più nulla dei soldi, se volete ve li regalo. Ok, se vuoi regalarmi, 16 d'oro e basta. 16? 16. Io c'ho 7, mi sa, vediamo. Sì, io c'ho 7. Kendall, facciamo così, ti potenzio il drago e tu mi dai quelle 7, che ne pensi? Ma tu sei proprio, guarda, un ladro. 7 monete d'oro al business, ci penso. Sì, sì. Vabbè, comunque, secondo me qua dentro ci sarà tipo una specie di drago a tre teste, un super speriamo, boss. Che ci maciulla tutti e moriamo. Il vero re dei demoni, un drago gigante. Ti immagini che figata? Guardalo, guardalo, maledetto, con la testa del big ladro. Uccidiamolo tutti quanti. Io l'ammazzo, Io l'ammazzo, guarda, veramente, guarda, c'è la falce pronta per... Pam, pam, pam. Buongiorno. Abbiamo deciso di ucciderti tutti e tre, visto che hai la faccia del big ladro. Mi piace. Sei carina? Sì, sei molto bello. Va bene il big ladro con questa armatura, secondo me. Sì, sì, come no, orribile. Comunque sei più bello così rispetto che al normale. Ecco, vedi, così non mi piace. E se vi stessi avvisando in realtà che lì dentro c'è il peggior griff della storia della vita in città? Cioè, entriamo e esplode tutto? Entrate e perdete tutto. Bello, io inizio a togliermi i soldi. Scusate, arrivo. Aspetta, tanto io ho la banca, quindi i soldi li posso lasciare in banca, no? Cos'hai
che c'hai tu? C'ho la banca segreta io. Sì, quella dove gli sgobo tutti i soldi. Sì, fai io vale soldi, campione. Beh. A proposito, pensa... Steph, io devo comprarti dei gioielli, quindi dopo ti do anche i miei di soldi. Non li voglio i tuoi soldi. Vabbè, okay, niente. No, ti già pronti pure. Allora, no, a parte gli scherzi. Siamo pronti? Avete il cibo nel caso in cui serve? Tutto pronto? Io, tutto pronto. Sì, cioè, non mi sento di aver problemi. Vai. Ok, allora, tutti attorno. Ok. Che dobbiamo fare? Tipo, di nuovo, un cerchio. Dobbiamo buttare dentro sta roba. Ok. Guarda che bellini che stiamo. Mi tremano le gambe. 3, 2, 1. Via! Okay. Oh. Allora, il portale funziona. Già Dove siamo? Dopo 100 episodi, finalmente. È una caverna. Sembra una caverna, però aspetta, vedo anche il cielo. Noi abbiamo il bottone per tornare a casa. Ok, quindi almeno si può tornare. Sentite la musica? C'è la musica? Sì, c'è una musica. Ma sono di giardino. Bella. Sembra allegra, però. Cioè, magari la ricompensa è positiva. Ma infatti, perché deve essere sempre qualcosa di negativo? Ma io non mi aspetto nulla di positivo. Ah, no, allora, dopo io ti dico una cosa. Non abbiamo il token. Quindi, teoricamente, questa dovrebbe essere la vera ricompensa del centro. Quindi, giusto, magari la ricompensa è questo posto meraviglioso. Però è tutto troppo bello. Camminiamo piano piano. Vai, cioè io anche voi vedete la foschia, tipo, come se fossimo in paradiso. Ma la musica. È cambiata un po' la musica, vero? È diventata più... come si dice? Più soave. Più allegra. Più presente nei nostri cuori. Tipo pronti ad andare in paradiso. Non andate verso la luce. Fermi tutti. C'è un coso per terra. Cos'è sta roba? Cos'è questo simbolo? È un simbolo. Siamo una sfera, raga. È il simbolo degli avventurieri? Ma va? Esiste il simbolo degli avventurieri. Esatto. Potenzialmente, ragazzi, potrebbe essere... Può essere, effettivamente. Ma raga, ma è tipo il paradiso degli avventurieri questo. Ma io ho paura di andare verso la luce. Comunque, cioè, sembra molto un paradiso, no? Sì, esatto, sì. Sembra tipo... l'ho detto fin dall'inizio, è un posto molto celestiale. Oh, guardate i simboli qui, invece. Ragazzi, questo sono delle rune. Magari tipo il re dei demoni sta presentando un posto fighissimo, poi ci sbatte direttamente capocciate. Ma il re dei demoni non esisteva nemmeno quando è andato il portale, figurati. Ragazzi, questo, come Harry Potter, è una passaporte. Dovrà salvarci poi Xiao da un momento all'altro con Carly. Hai capito. Anche secondo me Carly e Xiao ci dovranno salvare in qualche modo. Guarda. Ma ci sono i miei altari degli animali magici! Sì, è spettacolare sto posto. Ok, la cosa mi sta confondendo alquanto. Com'è possibile sta cosa? Allora, questa è magia! Ma è come se avessero tipo predetto che ci è fossero... È pieno di simboli comunque, raga. Sì. Ma comunque, ragazzi, è gigantesco sto posto. C'è un occhio in fondo. Ma quello è un occhio? Che ansia, che paura! Io mi mangio la mela d'oro. Allora, è tutto positivo al momento, però mi mette un po' di inquietudine. Ma è tutto magicamente positivo. Fate attenzione alle trappole, se ci sono trappole per terra. Ma sbaglio o sembra tipo uno di quei cosi dove ti devi mettere negli angoli e uno al centro? Sì, esatto. Sembra tipo un rituale. Io sacrifico... Perché sono io al centro? Che vuoi fare? Ok. Non lo so. Saliamo per le scale. Sì, continua. Andiamo, raga. Aiuto, però ragazzi, è finita la cosa. La musica, quindi mi stai mettendo a venire. Quando finisce la musica, iniziano i problemi. Esatto. Oddio, come sei tutto sbrilluccicoso, Steph. Sì, ma perché c'è qualcosa di strano in questo posto? Siamo bellissimi, guardate i colori. Sì, ragazzi, c'è una cassa gigantesca. Dov'è? Questa è palesemente una trappola. Raga, è una trappola. Ragazzi, mi offro. Prima di Mark, dai. Vai, Mark, vai, offriti, vai pure. Mi offro. Nel caso non più dove siamo. Oh, mamma mia, che scemo. Perché hai urlato? No, non c'è nulla in realtà. Aiuto, mi bevo. Era un prank. Ma che ti urli così? Che faccio? Apri. Io lei apri. Apri. Ma l'apri solo tu. Apro io. No, vado io, se volete. Vado. Scudi alzati, ragazzi. Non chiavi di nulla, eh. Io mi preparo. Oddio. Dannati, hai preso danno? Ancora qua a cercare di ostacolarci. Andate via. Ha preso un po' di danno. Odio, sì. Dovete andare tutti all'info. Ma voi non siete demoni. Siete umani? Finalmente vi stavo aspettando da tantissimo tempo. Voce angelica. Quindi avevamo ragione che è una sorta di paradiso. Io sono una dea e ho passato la mia vita a combattere contro queste odiose creature. Oddio. Purtroppo il re dei demoni aveva poteri sensazionali e non siamo riusciti a sconfiggerlo. Quando abbiamo finalmente trovato il metodo, ormai la guerra era già finita e non ci siamo estinte. E noi ci siamo estinte. Ma è lunghissima questa storia, esatto, ragazzi. Abbiamo sacrificato il nostro corpo terreno e ora siamo sotto forma di spirito, convertendo il nostro potere in potentissime benedizioni in grado di annullare gli attacchi del re dei demoni. Questo è figo. Ottimo. Abbiamo nascosto i nostri spiriti in questo luogo e abbiamo vegliato in questa cassa, dove sono presenti i nostri poteri arcani. Purtroppo sono molto porca miseria, c'è troppo, ragazzi. Sono molto difficili da controllare per semplici umani, ma credo che voi siate abbastanza potenti per poterli gestire. Abbiamo abbassato la nostra difesa magica nella cassa e ora potete aprirla. Ok, usate questi poteri con saggezza e liberate il mondo da questo male. Ok, poteri. Apriamo. Si vedeva che aveva voglia di chiacchierare. Aprite. Siete pronti? No, vabbè. Aspettate, cosa sono? Aspettate. Non si tocca nulla qui.
Divoratore dell'aria, potere arcano, classe aria, grado S++, magia angelica. Questo potentissimo potere arcano è stato forgiato in delle nuvole di cenere formate da un potentissimo vulcano in eruzione. Che è una cosa... La voglio io questa! Allora, vediamo un attimo. Abbiamo aria, terra, fuoco, ghiaccio e acqua. Come le mie bolle, come le mie bolle degli elementi. Però aspettate, sotto invece abbiamo una ricompensa che non c'entra nulla con l'altra. Bello! E quindi bisogna scegliere entrambe le cose. Sono delle ali. Quindi una e una. Comunque sarebbe. Sono delle ali. Voglio quelle da farfalla. Mi dispiace, sono mie. Che figata. È vero, sono le ali. Fine, esatto, hai ragione. Sono ali. Io voglio le ultime, quelle cattive. Le evil. Sì. Sono un necromante. Io credo che con me ci stanno bene quelle di fuoco. Però anche posso lasciare il potere del fuoco al Bomark. Lei accetta? Io ti lascio il potere del fuoco, ma prendo le ali. Io voglio le Dragon Wings, raga. Stavo per dirlo anch'io, dannazione a te. Ah, ma possiamo scegliere anche un potere. È un... Sì, non sono collegati. Ah, okay. Allora, iniziamo dai poteri. Quali volete voi? Io prendo Divoratore del Fuoco, ragazzi. Come ok, potere. Io te lo lascio. Preso. Io prendo quello che avanza. Allora. Io vorrei prendere quello del ghiaccio, mi sembra bello. Io te lo lascio senza problemi. Vai, allora non, io non vorrei solo terra, la terra mi sembra brutto. Non mi piace. A me piaceva quello dell'aria. Se tu prendi ghiaccio io prendo acqua. Okay. E io prendo terra. Dai, prendo aria, ok perfetto. Adesso. Ma giusto perché mi piaceva molto la descrizione, quindi mi ha incuriosito. Adesso possiamo scegliere? Ora abbiamo la seconda scelta. Vai. Beh, la... Posso? Il posso prima... prendere quelle da farfalla? Sì. Posso prendere quelle cattive? No, puoi prenderle per me. Ok. Okay. A questo punto a me rimangono quelle da pipistrello, immagino. Ragazzi, vi spiego. Secondo me... Il potere va utilizzato nel momento esatto più rischioso della nostra vita. Cioè nel momento in cui siamo proprio in super pericolo. Quindi in battaglia con il nostro demone. Ma non abbiamo pure. Vero una descrizione di cosa possa essere questo potere. Allora, perché il mio... Io la mia è una descrizione generica, quindi non, anche non, la mia. Non mi spiega. Sì, anche la mia, raga, non è che c'è serve. Una spiegazione in realtà, reale. Per esempio, ragazzi, la mia è un po' più dettagliata. Perché dice che l'incredibile temperatura è in grado di sciogliere qualsiasi cosa generato. Quindi credo che tramite l'utilizzo del mio potere io possa disintegrare qualunque roba attorno a me grazie al fuoco che sprigiona. Potrebbe sì, essere. Potrebbe essere. Una cosa è che non so le Winx cosa possono fare, quindi potremmo magari testarlo. E questa è una cosa molto particolare. Vogliamo provarle? Allora, rischio? Via. Vai. Rischiamo. Bevo anche io? Vai, beviamo tutti. Oh mio Dio. Oh, wow! Okay. No, ragazzi! Ok. Che fighe, raga, sono bellissime. Ok. Wow. Sto decidendo quali erano le più belle. Aspetta, fermatevi che le voglio vedere tutte. Ragazzi, io sono fighissime. Sono innamorato perso delle mie, mi spiace. Però mi devo togliere lo zainetto, aspettate. Sono proprio belle. Sono belle quelle di Marci, sì, sì. Anche quelli di Stefano sono mai, raga, in realtà. Ma nessuno ha detto qualcosa per le mie che sono diventate una meravigliosa farfalla. Mi fai complimenti, grazie. Tranquilli, non mi sono offesa, tranquilli. No, io dico che comunque per me Fere sta in una lista a parte. Poi tutto il resto è grazie. Io dico che le dovete provare adesso. Sì, qualcuno... Ah, ok. Come le... Oh, ma che bello che è volare. Mamma, raga, ma quanto è figo volare. Posso dire che sto portale è stato una figata, il più bello fino ad ora. Assolutamente. Beh, perché lui è figo. Battere che ci dà una roba. Sì, è vero, è l'unico che ci ha dato dei regali. Fatela, mi prego. Allora, proviamo a premere il portale per tornare a casa. Il bottone che c'è all'inizio. Allora, aspetta, arrivo. Perché aspetta che io devo voglio scendere. Assicurarmi che le ali ce le abbiamo davvero per sempre. Io spero. No, dai, cioè se si tolgono piango. No, dai, vai. Torniamo? Vai. Ce le abbiamo ancora? Ce l'hai? Sì. Vado. Allora, okay. Qua c'è prescritto, per volare dopo aver bevuto la pozione premere R. Ah, raga, ecco, qua c'erano i tasti. Penso che li abbiamo vita. Sto prendendo lezioni di volo. Anche io mi ci sto abituando. Ma che bello poter volare. Pensa a Carly e Xiao quando ci vedranno che vogliamo. Che vogliamo tutti così. Cioè, io li voglio vedere poi, tipo, ci mettiamo attorno a loro e poi spicchiamo tutti il volo e li lasciamo. Che bomba, ragazzi. Sono innamorato di questa cosa qua, è bellissimo, mi piace un sacco. Figo. E valsa la pena fare 100 livelli. Molto. 100 lunghi livelli. Ma soprattutto, ragazzi, non sappiamo ancora qual è il nostro potere arcano, è quello il problema. Esatto. Io direi di aspettare per scoprirlo. E lo scopriremo proprio in battaglia. Ok, interessante, bello. Secondo me prima di allora non riusciremo a scoprirlo. Vabbè ragazzi, vi abbandono, vado a farmi un giretto volando. Faccio un tour della vita in città. Arrivo, aspetta Steph, arrivo. Ragazzi, spero che questo video della vita in città vi sia piaciuto. Adesso ho anche le ali. Vabbè, c'avevo già la magia, però queste adesso sono decisamente più comode. Nel prossimo episodio cercherò di comprare dei nuovi amuleti magici da Steph. E non vedo l'ora di spaccare in due il re dei demoni. Dal vostro imperatore Kendall è tutto, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!